Ben ritrovati con la nostra rassegna stampa, in studio con voi Rosario Moreno. Roma, le scuole, la scuola che ha fatto del Covid un'occasione di innovazione, la dirigente mostra i nuovi spazi e dice parlare di caos totale è esagerato. Tra le scuole romane che si stanno preparando al nuovo anno scolastico, il fattoquotidiano.it, appunto, nell'ambito del viaggio tra gli istituti in vista della riapertura, ha fatto visita all'Istituto di Istruzione Secondaria Superiore Giorgio Ambrosoli, 1000 studenti e 3 sedi tra Centocelle e Torre Maura. Covid-19, i piani anti-epidemia lasciati nei cassetti anche dal governo Renzi, l'inchiesta la trovate sul Fatto Quotidiano Millennium, che trovate appunto in edicola da oggi. Con la ministra Lorenzini nel 2014 l'Italia prende la guida del programma mondiale di sorveglianza delle malattie infettive, ma in 5 anni non paga neanche la sua quota. Così come altri paesi arriviamo impreparati alla peggiore emergenza del dopoguerra. Francia ha oltre 7.000 contagi in 24 ore, Macron dice non esclude un nuovo lockdown. 8 giorni fa diceva il contrario. Il 20 agosto dalla villeggiatura sull'isola di Fort de Bregançon, il presidente diceva non si può fermare il paese perché i danni collaterali sono considerevoli. Ma allora i contagi erano meno di un quarto. Il Ministero della Sanità ha scritto che la dinamica di progressione è esponenziale, gli indicatori ospedalieri sono in aumento. Coronavirus, i dati, a ieri erano 1.462 i nuovi casi, con 97.065 tamponi, appunto, 9 i morti. Le regioni con il maggior incremento a ieri erano la Lombardia con 316, la Campania 183, il Lazio 166, l'Emilia Romagna 164 e il Veneto 135. Per il secondo giorno consecutivo nessuna regione ha fatto registrare 0 casi. Rispetto a giovedì, 47 ricoverati in più nei reparti Covid e 7 malati in più in terapia intensiva. Gli Emirati Arabi avviano la prima centrale nucleare. L'esperto dice molti rischi per la sicurezza, il Medio Oriente è zona di conflitti. L'impianto a 300 km da Abu Dhabi soddisferà il 25% dell'intero fabbisogno energetico nazionale. La scelta è legata alla necessità di prepararsi alla fine dell'era del petrolio, ma contrasta con l'immagine che l'Emirato ha cercato di dare negli ultimi anni, presentando grandi progetti all'insegna della sostenibilità. E adesso passiamo alle notizie da Napoli e dalla Campania. Coronavirus a Napoli, contagi post vacanze, c'è un'impennata a Posillipo, dopo Vomero e Chiaia, a cui si era aggiunto nelle settimane scorse San Carlo dall'Arena. Ora c'è anche Posillipo tra i quartieri di Napoli a maggiore incidenza epidemica per contagio da SARS-CoV-2, con 18/24 casi ogni 10.000 abitanti, e diventa un luogo in cui si concentrano molti positivi al virus, soprattutto dopo i test di screening effettuati al rientro dall'estero in queste settimane di agosto. Camorra, schianto fatale in moto a Napoli, è morto il RAS di Lauro, incidente mortale a Secondigliano. Gaetano e Todisco, pluripregiudicate, considerate vicine ai gruppi criminali che continuano a gestire il traffico e lo spaccio di droga nell'area nord della città. È morto l'altra notte dopo un violentissimo impatto della moto sulla quale viaggiava in via Misteri di Parigi. E adesso passiamo alle notizie dalla Puglia. Coronavirus, tamponi per chi rientra in Puglia dalla Sardegna. Il governatore pugliese Michele Emiliano e il direttore dipartimento regionale promozione salute Vito Montanaro hanno chiesto alle ASL della Puglia di contattare tutti coloro che arrivano o rientrano in Puglia dalla Sardegna per sottoporli a tampone. La decisione è stata presa a causa dell'aumento di casi Covid e del rientro dalle vacanze nell'isola. Dal 23 agosto a oggi infatti sono 18 cittadini pugliesi risultati positivi, pari al 9% del totale. Sempre sul coronavirus, il bollettino Puglia del 28 agosto dice che ci sono 52 nuovi casi e nessun decesso. In Puglia sono stati registrati appunto 52 nuovi casi di coronavirus, e quanto appunto emerge dal bollettino epidemiologico regionale sul Covid-19 per la giornata del 28 agosto. Complessivamente sono stati effettuati 3.226 test, 20 positivi nel Barese, 6 nella BAT, 3 nel Brindisino, 15 in provincia di Foggia, 3 nelle Cese e 5 nel Tarantino. Comunque non sono stati registrati decessi.
E adesso passiamo alle notizie da Treviso e dal Veneto. Navette MOM, la capienza scende al 75%, stop alle corriere cariche di studenti. Presidente Colladon dice: ci stiamo organizzando da soli sul distanziamento, visto che il governo prende ancora tempo. Testa ai docenti nella Marca, caos e polemiche, l'esame va reso obbligatorio. Esaminati 2.000 insegnanti su 18.000, code e lunghe attesa. Sbarra dice: serve la medicina scolastica. E Sardella dice: in tanti ancora fuori regione. Electrolux di Susegana, un'operaia è risultata positiva, 7 colleghi in quarantena. La donna è risultata portatrice del virus ad un tampone di controllo mentre era in quarantena dopo che la figlia era stata contagiata. Scuola Treviso, il 31 agosto arrivano nuovi banchi con le rotelle. L'annuncio del Ministero dell'Istruzione che dice: in questo modo la scuola potrà ripartire in sicurezza. Vidor, il raddoppio del ponte sul Piave fa già litigare i due candidati sindaci. Mario Bailo di La Lista Insieme dice: un progetto a cui lavoriamo da anni e finalmente c'è una parte dei fondi. Anche per l'antagonista Nicola Zandò l'opera è essenziale, ma la regione ha escluso i finanziamenti, ha detto. E adesso passiamo alle notizie dal Friuli Venezia Giulia. La scuola naviga ancora a vista, slitta lunedì l'incontro per sciogliere il nodo trasporti. Nel frattempo sono iniziati i test sierologici per il personale. Ancora una fumata nera per la ripresa della scuola. Il nodo trasporti infatti non è stato ancora sciolto, con il confronto tra regioni e governo rinviato a lunedì, quando si attende di capire se passerà la linea della piena occupazione dei mezzi, sulla quale si è subito schierato anche il Friuli Venezia Giulia, o quella di un utilizzo a numeri contingentati, che rischierebbe di non garantire il servizio per molti studenti. Coronavirus, 19 nuovi contagi in Friuli Venezia Giulia, sempre vuote le terapie intensive, mentre sono 13 ricoverati in altri reparti. 7 casi a Trieste, 4 a Udine, 6 a Pordenone e 2 a Gorizie. Le persone attualmente positive al coronavirus in Friuli Venezia Giulia sono 354, cioè 12 più dell'altro ieri. Nessun paziente è in cura in terapia intensiva, mentre sono 13 ricoverati in altri reparti. Non ci sono registrati nuovi decessi. Questo lo ha comunicato il vice governatore con delega alla salute, Riccardo Riccardi. Assalto nella notte al bancomat di Terenzano, colpo da 50.000 euro. Dopo la deflagrazione è iniziato un inseguimento. Un assalto dal bancomat della Banca di Udine questa notte intorno alle 2.40 in via Lignano a Terenzano di Pozzuolo del Friuli. La banda è riuscita a far esplodere il dispositivo impossessandosi circa dei 50.000 euro per poi darsi alla fuga. È scattato l'allarme e la deflagrazione causata dall'esplosione ha portato immediatamente sul posto i carabinieri della radiomobile della compagnia di La Tisana. Escono per una corsa e si perdono. 2 runner sono stati recuperati in serata in località San Francesco a Vito d'Asio. Sono stati ritrovati alle 21.30 2 runners triestini, rispettivamente del 1971 e del 1979, in cui non si avevano più notizie dalle 11.30. Risaliva infatti a quell'ora l'ultima telefonata intercorsa con la compagna di uno dei due che erano partiti alle 8.30 dalla località di San Francesco in Val d'Arzino per compiere un allenamento di corsa. Esercitazioni notturne per gli F-16 americani in azioni militari del 31° Flightwind di Aviano, si parte il 31 agosto. Dal 31 agosto, quindi, è durante il mese di settembre e in diversi giorni del mese, appunto, con sabato e domenica esclusi, i reparti operativi effettueranno voli esercitativi notturni fino alle 24 per mantenere i requisiti minimi previsti per ogni singolo pilota necessari per garantire la sicurezza del volo. Cari amici, con questo è tutto, termina qui questa edizione della rassegna stampa. In studio con voi Rosario Moreno, buon proseguimento con la programmazione.